Finalmente è partito qui all'ex Circolo Socialista di Via Roma il cantiere del social market. Cosa prevede il progetto? Il progetto, che vede la partecipazione del Consorzio dei Servizi Sociali e delle associazioni legate al volontariato, prevede la somministrazione di cibo a persone che in difficoltà, persone che hanno bisogno di essere aiutate e sostenute in un momento particolare della loro vita. Qui potranno venire, potranno scegliere i prodotti che preferiscono. Tutto sarà possibile grazie a un'integrazione appunto di tutte le associazioni, di una sorta di carta di credito, voglio dire, mi piace chiamarla così, che darà una, con un valore a punti, diciamo, e in base ai punti che sono determinati dalla famiglia, dal reddito, potranno scegliere il cibo che preferiscono. Il ruolo dei servizi sociali è quello di assistere le persone in difficoltà, che qui potranno trovare decisamente un aiuto molto importante. È molto importante che ci sia una sede sola, come ha detto l'assessore D'Alea, avremo una più ampia scelta di prodotti e quindi ben vengano progetti di questa taratura. La Caritas è sempre attiva sul fronte della solidarietà e collabora con tutte queste realtà. Certamente, e direi anzi che l'elemento della collaborazione, del coordinamento è uno degli elementi chiave di questo progetto. E le parrocchie e anche tutte le associazioni collegate con le parrocchie, dai gruppi vincenziani ai centri Caritas, hanno attraverso questo progetto inteso proprio coordinarsi e collaborare insieme per fare qualcosa di unitario. L'intervento riguarda questo edificio che è storico, ma che verrà ammodernato anche con abbattimento delle barriere architettoniche. Sì, questo primo intervento riguarda una porzione del piano terra. Particolare attenzione è stata data al superamento delle barriere architettoniche in modo tale da rendere completamente agibili e accessibili tutti gli spazi ai soggetti diversamente abili. Quindi a noi ci sembra questo fondamentale per il recupero e proprio per il tipo di destinazione d'uso di questo spazio.